bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati con l'ultimo episodio di questo ottavo gruppone del FIFA Obiettivi. Siamo pronti a fare l'ultima fase per poi creare il fottuto gruppone 9 che sarà incredibile. Allora signori, come sempre ripartiamo, la squadra ormai la conoscete, gli obiettivi sono quelli che vedete in questo momento. Vi chiedo come sempre un bel like a luglio, a metà luglio, supportare una serie così al 24esimo episodio è qualcosa di incredibile, grazie già in anticipo. Allora, abbiamo fatto grandissime cose settimana scorsa perché abbiamo svoltato un po' tutto il gruppone. Abbiamo ancora 4 obiettivi aperti ma vicini vicini dall'essere completati. Ci tengo un sacco a fare l'ultimo gol entrando in porta con la palla perché ci darebbe la carta 99, altrimenti basterebbe farne 5 su 6, basterebbe un parolone, però l'obiettivo minimo è farne 5 di questi 6, quindi gol da metà campo, Felipetto, sti gol entrando in porta con la palla, faremo del nostro meglio. Poi alla fine avremo il solito pack opening, avremo tutto quanto perché la squadra del prossimo sarà molto figa, cioè ho già in mente un paio di cose per rendere il nono gruppone incredibile, dentro con le 3 ultime partite di questo gruppone. E speriamo bene. Partiamo con la prima partita di oggi. Stiamo attenti, non dobbiamo fare i fail sul finale, perché fino adesso percorso netto e grandi cose fatte. Il mio unico obiettivo al momento è fare gol entrando in porta con la palla. Belle le magliette, non c'era alternativa, le ho provate tutte, non voleva cambiare la sua. Un po' si capisce, dai. Non abbiamo fretta, nel senso che se non riusciamo anche in sta partita ne abbiamo altre 2. Dobbiamo gestirci bene le cose. Un tassellino a partita sarebbe ottimale. Ragazzi, siamo qua attorno alla sua area, ma non c'ho spazi, ovviamente, per entrare in porta scartando il portiere e entrando in porta con la palla. Ah! Giro tondo. Che devo dire? Ti metto un gol per star tranquillo. Ancora un po' che gli giro in area, impazzisco. Almeno magari sale un po' con la squadra, dovrà recuperare il punteggio, no? Ancora buona forse. Ah! Avrei accelerato lì. Fine primo tempo, regà. Se non si smuove un po' è un casino. Messo in pausa, che fa quicca? Quelli un po' rompicoglioni questi. Va in porta con la palla, fra! E c'erano 3 persone attorno a me. Pensa un po'. No, 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 è andato vuoto il giocatore. Reina! Io non ci credo, Gliel'ha messa dentro Ramos sta palla. È incredibile. Vabbè, ok. Calmo, 2-1. Occhio al suo kick off. Sempre noi che gliela ridiamo lì ogni volta, non sappiamo tirarla lontana sta palla. Guarda. Non ho parole, raga. Deviazione, parata. E poi non riesce a tirar via una palla. L'emozione di questo videogame. Non è che possa fare molto, raga, se è tutto chiuso in difesa e sono lì nella sua area. Minchia, l'ha tolta così. Andremo ai supplementari questo qua. Non si riesce a dribblare né da metà campo e poi è chiuso davanti alla porta. Non riesco a fargli le altre cose. Proveremo a tirar dritto, raga. Portarci a casa una vittoria e riproviamo nella prossima. Ma questo è già difficile segnargli. La parata, cioè non deve entrare in sta partita. Non deve entrare, cazzo. Raga, no. Così abbiamo probabilmente un problema, ragazzi. Così non mi piace, però. Dai, da metà campo, Mbappé. Cazzo. Traversa. Voglio suicidarmi sta partita, ve lo giuro, ragazzi. Cosa sto vedendo?
Crossbar Challenge. È finita, cazzo. Ci portiamo a casa il nulla. Una vittoria in più. E qua si fa complicata la situazione. A parte che lui era abbastanza ostico, ma non doveva entrare in sta partita. Boh. Ripartiamo con la seconda. Seconda partita, raga. Va bene. Easy. Non potete capire, raga, l'emozione di non avere più ste sfide. Portiere, difensori. È una liberazione. È veramente bello. E questa deve essere una partita del riscatto, perché abbiamo fatto schifo a livello di obiettivi. Prima, qua un qualcosa devo fare. Un qualcosa, un tassello. Adesso me lo devi permettere, videogame. Uno, ma io voglio entrare in porta con la palla. Devo andare dentro cattivi. Jaguar. E c'è il rigore. E quitta. Non quittare, Fra. Non devo far uscire la palla finché non gli faccio gol. Infatti continua, continua, perché non ha subito gol. Bravo. Non ti farò gol finché non farò il gol. Passagli attraverso. Ah! Troppo caos. Questo qua mi quitta appena li segno. Offensivi. Lì. Vai! Kylian! Dembele! Sì, così! Lo sapevo! Guarda, volevo scartarlo con Mbappé, raga, ma poi ho visto la gran carriera di Dembele che arrivava dal lato. Ho detto, non posso non servirlo. Sembrava Barone con Inzaghi, altrimenti. Dai. Carta 99 presa. Ci guadagniamo questo obiettivo, tra l'altro, in più perché ha quitato nel primo tempo. E ora, con due partite rimaste, cercheremo di fare due gol da metà campo e un obiettivo con Felipetto Anderson, anche se il grosso l'abbiamo fatto. Dai dentro con le ultime due. Riprendiamo quindi con la seconda partita ufficiale, Premier. Dovremo soltanto partire da metà campo e fare gol. Monotonia di gameplay, ma è quello che ci serve da fare sul finale. Vediamo, insomma. Payet da qua. Vediamo. Io posso anche avvicinarmi così. E tira. Oh. Oh, minchia. Minchia il quarto minuto. Paiettone. Unexpected as fuck. Pulito, ne manca uno. Mendy. Me. Oddio, ragazzi, è Mendy. Devo farli salire e partire. Non so, cioè, se sono tutti avanti i miei, con che cazzo parto da metà campo, raga? Però va bene tutto, ma... momenti del passato di questo gruppone che mi ritornano fuori così a caso. Perché Payet? Vabbè, Aouar va bene. Aouar va bene. Come on, Aouar. Gol di Aouar. E signori, in 29 minuti ribaltiamo tutto quanto e siamo lì pronti. Pronti a portarci a casa sto gruppone. Dopo la prima partita l'ho vista nera. Sapevo che potevamo farcela. Abbiamo colto il momento giusto. E porco due, abbiamo intanto la icon assicurata e la carta 99, quindi The God. Ora vediamo se riusciamo a fare con Filippetto un qualcosa. Dato che gli obiettivi sono finiti, raga. La madonna, che cazzo è? Ma e questo non sta a quittà? Dato che abbiamo finito tutti quanti gli obiettivi, con Felipetto, come vi dicevo, manca da completare un tassellino. Può scegliere di fare quello che vuole. O un gol dopo una soul trap, o un gol da metà campo, o una tripletta perfetta, o un gol entrando in porta con la palla. Palo. Fuori gioco. Payet, ragazzi, l'ho rivalutato. La carta fa schifo, ma mi ha fatto 2-3 gol in sto gruppone devastanti. Finisce il primo tempo. Devastanti, 2 gol da metà campo. Sto qua non sta vedendo la palla. Ora mettiamo Felipetto e vediamo cosa combiniamo con lui. Lo mettiamo come COC. Io Felipetto vi dico, tra tutte le cose che potrebbe fare, vorrei fargli fare una soul trappina, perché è così bella esteticamente che sarebbe da provare. O anche un gol partendo da metà campo. Un gol partendo da metà campo con Soul Trappina che mi ha tolto sul finale. No. 1 2 3
Era bello! Era fucking bello! Perché ha tirato col mancino, mannaggia. Ora vai! Sì! Let's go! Mamma mia, che partita perfetta, ragazzi! Due gol da metà campo, il soul trap di Filippetto, puliti! È incredibile, dobbiamo giocarci l'ultima per vedere se vincerla e farla in play o comunque 5 le abbiamo fatte. Signor arbitro, ok. Ragazzi, incredibile partita di svolta! Abbiamo fatto tutto, ci manca l'ultimo tassellino. Dobbiamo vincere la nona partita su 9, abbiamo fatto un percorso netto per il momento. Questo qua non ha toccato palle, cioè non ha visto la porta. Abbiamo comunque 5 obiettivi già portati in saccoccia, quindi una icon e un tots garantiti extra, quindi buona. L'ultimo avversario del nostro gruppone è quest'uomo qua. Sì, beh, è una squadra effettivamente più forte di quella che abbiamo incontrato fino a questo momento. Quel Coman lì l'avrei voluto pigliare, non avevo la sbatta perché è uno skiller, 91, era molto carino. Giocheremo full tryhard per portarcela a casa il prima possibile. Essendo l'ultima e non avendo niente da recuperare, in qualsiasi momento dovesse quittare è finita. Dentro con cattiveria, che poi non vedo l'ora di andare a fare il pack opening, il recap, vedere che carte abbiamo preso alla fine, preparare la squadra del prossimo gruppone. Dai, 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 dai. Con gran cattiveria. 1-0. Sì, finita. Vabbè, in teoria sarebbe già finita qua. No, 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 un minuto no, raga. Andiamo a rifarne un'altra perché così. Andiamo a farne una serie che dobbiamo giocare. Così cosa vuol dire? Dai, facciamoci l'ultima fatta bene, per favore. Ripartiamo. Brasileira. Va bene, dentro cattivi. Se sta qua ridura poco, raga, cioè è buona. Nel senso, abbiamo fatto il nostro sporco lavoro anche oggi. Che poi, in fin dei conti, ecco, i minuti che abbiamo giocato prima tra i supplementari e quella mezza partitella che ha quitato nel primo tempo, per quanto siano bonus, abbiamo finito con un pelo d'anticipo che è come se avessimo finito nel giusto minutaggio. Questa qua è giusto per avere o no l'ultimo tassello delle vittorie. Sta facendo un melina da 25 minuti. Quello è un po' noioso. Vai a war. Easy. 1-0 di Awar. Dritti per dritti. Qua non abbiamo più niente a cui pensare. Liberare il cervello, giocare con un po' di aggressività come Dio comanda. Vediamo se è intelligente o è stupido. Non è così intelligente. Dai, Edembe, 2-0. Dai che ci portiamo a casa un cazzo di gruppone fino alla fine. Da quanto tempo era che non finivamo un intero gruppone? Sempre a lasciare in giro pezzettini del cavolo ogni volta. Sto giro no. Vai, Mbappo. È una bella cosina, costi elastici overbugged. Ah! A rigore? Ah, è quitta. Cioè, ha staccato la connessione. Bella fra. Vabbè, raga, questo è volato. E tanto mezz'ora qua. Mezz'ora supplementari prima. Mezz'ora della partita che abbiamo giocato, che ha quittato nel primo tempo. Tutto sommato, coi minuti di sto gruppone, siamo finiti anche precisi precisi. E andiamo a fare sto recapone che è quasi un sogno. È quasi un fottuto sogno. Allora signori, siamo arrivati alla fine di questo ottavo gruppone, un bel calvario per la realizzazione, ma alla fine quello che conta è che l'abbiamo finito nel migliore dei modi. Era tanto tempo che non finivamo tutto quanto, l'abbiamo fatto con grande concentrazione e impegno. Gli obiettivi, come vedete, sono tutti completati, ma attenzione perché il nono gruppone, quello che arriverà settimana prossima, prevederà una carta 99 qualsiasi, una carta 96 speciale, una carta 93 speciale, 92 speciale, 89 speciale e una carta oro qualsiasi, perché 94 vuol dire una carta oro qualsiasi, più una icon e due tots a scelta, senza limitazioni. Quindi avremo i due giocatori che troveremo adesso nel pack opening finale e il resto sarà quasi tutto tots o carte speciali. Sarà un gruppone devastante per finire al meglio la serie, anche perché poi ne mancherà uno soltanto, quello finale di tutta la stagione. Ora andiamo a aprire i pacchetti. Apriremo tre pacchetti zinco rari in base a più o meno i tasselli che abbiamo fatto e i soldi che abbiamo da spendere in pacchetti. Sicuramente proverò Messi 99, volevo provare Di Maria che ho trovato nei pick, Santino Cazorla e il Sharawi. Abbiamo un po' di skiller ancora che non abbiamo messo in campo, quindi poi nei commenti, in base a quello che troviamo, anzi iniziamo a aprire subito così non perdiamo troppo tempo, nei commenti fatemi sapere chi vorreste vedere di carta speciale, di tots, robe del genere. Più magari se avete qualche obiettivo da consigliare lasciatemelo sempre sotto nei commenti. O Madonna Viviano, ancora fine anno. Oh, è Walcott, ma davvero?
Zeko 86 di Zeko. No, cazzo, Zeko con El Shaarawy. Ha una logica. Rugani pure. Non è Walcott. Cazzo, è penso il primo walkout che abbiamo trovato in tutto l'anno nei pacchetti di fine FIFA obiettivi. E qua skill è? Ah, Quaresma, ecco, un altro skiller, ma non so se lo potrò mettere perché esterno destro c'è già Messi che è alla destra. Però vabbè, lo teniamo per sicurezza. Vi do un compito, vi faccio rivedere le carte. Questo è il Dembélé che ho trovato nei pacchetti dei rewards di questa settimana del FUT Champions. Zeko, Viviano, Rugani, Radu, sono giocatori buoni da poter inserire. One Jesus, ecco, magari, boh, vediamo. Fatemi sapere qualcosina voi coi premi che avete visto elencati. Io mi metterò lì a seguire qualche vostro consiglio, sia per gli obiettivi sia per la squadra, e cercherò di trovare anch'io un buon modo per fare una bella squadra per la prossima settimana. Io spero che questo gruppone vi sia piaciuto, raga. Grazie per il supporto, per la pazienza anche nell'aver aspettato una settimana in più. Spero che vi siate divertiti, mi raccomando un bel like. Io vorrei 30.000 like per festeggiare il completamento totale del gruppone. Ci vediamo settimana prossima con tanti altri video, e verso fine settimana in teoria esce anche un video speciale extra FIFA, extra videogame con gli altri, che è molto divertente e molto bello. Alla prossima, raga, darò è tutto, grazie a tutti quanti, bello.